Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera qui in piazzetta Marcella Casagrande, in quello che noi consideriamo il nostro quartiere, quartiere che noi amiamo, quartiere che fa parte di una città che noi amiamo. Questa avventura di stasera è iniziata l'8 settembre del 2014, data infausta e data in cui siamo stati avvicinati da alcuni esponenti politici, no, del centrodestra. Dall'8 settembre 2014 abbiamo iniziato ad essere coccolati, abbiamo iniziato a essere invitati a varie riunioni, abbiamo iniziato a essere, come possiamo dire, corteggiati da un politico piuttosto che da un altro politico, piuttosto che da un imprenditore, un altro imprenditore, piuttosto che da un truffatore o un altro truffatore. Perché abbiamo... riusciamo a spostare qualche voto, perché magari siamo ancora considerati per qualcuno facile mano d'opera per il centrodestra, no? Per andare ad attaccare i manifesti, per fare volantinaggio, per fare tutte quelle cose che altri invece non vogliono fare, perché è sporcarci le mani. Siamo stati corteggiati fino a febbraio di quest'anno, abbiamo avuto varie proposte, molte proposte, proposte a cui abbiamo sempre rifiutato. Perché? Perché fondamentalmente tra tutti i candidati sindaci che si sono fatti avanti non abbiamo riconosciuto neanche uno come spendibile, non abbiamo riconosciuto neanche uno come persona, uomo, bolzanino che potesse fare realmente gli interessi di questa città. Ci sono molte persone che puntano invece a fare gli interessi loro, puntano a fare gli interessi delle loro cliniche, puntano a fare gli interessi dei loro partiti. A noi sinceramente dei partiti non ce ne frega un cazzo, passatemi il termine. A noi ce ne frega di questa città, ce ne frega dei suoi abitanti, ce ne frega di questi quartieri che sono ormai abbandonati al degrado. La nostra avventura inizia 10 anni fa, inizia 10 anni fa quando un uomo di questa città, una bravissima persona di questa città, si è candidata a sindaco per questa città. Purtroppo però, per un sistema infame voluto da personaggi infami, questa persona non è riuscita a diventare il vostro sindaco, il sindaco di voi cittadini. Abbiamo ricevuto critiche perché siamo andati a bussare alla porta dell'unica persona che non voleva candidarsi. Abbiamo dovuto insistere con lui, abbiamo dovuto fargli capire che era l'unica speranza vera per questa città e per chi allora l'ha votato, e questo perché è una persona con un cuore grande, questo perché è una persona che ci tiene veramente a questa città e se ne frega di quelli che possono essere gli interessi politici e gli interessi personali. Politica e personalismo sono due cose che non devono andare a braccetto, sono due cose che rovinano la politica stessa e sono le due cose che hanno rovinato questa città. Questa persona, lo sapete benissimo, è Giovanni Ivan Venussi. Non voleva candidarsi a sindaco. Abbiamo cercato di convincerlo in tutti i modi. Giovanni alla fine ha detto di sì. Noi non siamo abituati a ricevere fondi dalla politica, non siamo abituati a ricevere grossi complimenti sui giornali, anzi siamo sempre stati abituati a rispondere agli attacchi che i media ci fanno. In questa campagna elettorale stiamo continuando a rispondere agli attacchi, in un modo o nell'altro, lo sapete benissimo, non serve che sto qui a spiegarlo. E tutto quello che noi stiamo facendo adesso non lo stiamo facendo per Casa Pound o per Giovanni Ivan Venussi, lo stiamo facendo per Bolzano, lo stiamo facendo veramente per questa nostra città che 10 anni fa, quando a Giovanni non è stato permesso di amministrare questa città perché il centrodestra si era mangiato, perché il centrodestra ha iniziato a litigare tra fazioni, sempre per interessi,
perché a noi anche qualche mese fa c'era chi ci parlava, no? Eh no, il consiglio comunale si potrebbe fare così, l'assessorato, questo e quell'altro, ma di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di niente, non ce ne frega un cazzo dell'assessorato, ce ne frega di ripulire veramente questa città, ripulirla dal degrado, ripulirla da una mafia che continua imperterrita tra l'SVP e il centro-sinistra a pilotare quella che è la cultura di questa città e quelli che sono gli interessi delle aziende di questa città. Ci sono degli artigiani che sono costretti ogni giorno a chiudere le loro aziende, mentre ci sono degli imprenditori che si arricchiscono sempre di più, che continuano a ricevere appalti su appalti. Ci sono associazioni che dovrebbero essere associazioni di volontariato. Volontariato, noi siamo volontari, ragazzi, noi siamo andati praticamente dappertutto con il nostro gruppo di protezione civile piuttosto che con altri gruppi. Giovanni è in mezzo al volontariato da sempre, non abbiamo mai preso un centesimo, ci abbiamo sempre rimesso i soldi di tasca nostra, con l'aiuto di tutta la gente che ci sta intorno, di tutti i ragazzi. Volontariato è quello, se no non è più volontariato, se no è un lavoro. Basta andare alla Rotella Alpi a vedere, no? Basta andare alla Rotella Alpi in questi giorni e vedere un centro d'accoglienza che razza di business può diventare per la provincia e per il comune o per alcune associazioni, senza fare nomi, Volontarius, come mille altre associazioni di questa città che hanno preso fior fiori di contributi dal comune e dalla provincia. Si può dire Masetti anche se è una cosa un po' vecchia, per poi fallire, associazioni che sono state create dal centro-sinistra e dalla sinistra estrema, la stessa che è venuta qui stanotte a fare le scritte, perché comunque non hanno il coraggio di metterci la faccia di giorno, hanno preso fior fior di contributi per poi fallire miseramente, per organizzare le loro cose. Bene, noi tutto quello che abbiamo organizzato in questi anni l'abbiamo organizzato con le nostre forze, questa campagna elettorale l'abbiamo fatta con le nostre forze e quando entreremo in consiglio comunale andremo avanti con le nostre forze. Quando entreremo nei consigli di circoscrizione andremo avanti con le nostre forze. Questa città, dopo 10 anni, ha diritto ad essere governata dai suoi cittadini. Questa città, dopo 10 anni, ha diritto di tornare a chiamarsi realmente Bolzano, ha diritto ad essere ripulita, ha diritto ad essere difesa dai suoi cittadini. Io adesso ho parlato anche troppo, devo fare solo una breve introduzione. Lascio parlare Marco, Maurizio, il nostro Giovanni, il nostro Simone e... Mi fa schifo dire domenica votate Casa Pound, votate la lista Venussi. Non è una cosa che ci piace, andare a elemosinare voti, no? Come molti fanno. Io vi chiedo solo di domenica di difendere veramente, a denti stretti, a testa alta, la vostra città. Grazie. Grazie a tutti. Sarò anche abbastanza breve perché l'introduzione è già stata lunga di suo. Io voglio solo dire grazie a tutti, grazie alla città di Bolzano, grazie a Ivan Venussi che ci ha dato un programma solidale e un programma sociale per questa città. La nostra alleanza è nata, il nostro appoggio al candidato sindaco Giovanni Venussi è nata sulla condivisione di un programma fatto non politico ma sociale per questa città. Dopodomani è l'ultima occasione che abbiamo finalmente per cambiare, per rinascere, per ridare alla nostra città quella dignità che negli ultimi 10 anni gli è stata negata, per poter riutilizzare e riappropriarci di quella che è la città dei cittadini di Bolzano, cioè tutto quello che è Bolzano, le case, le strade, le scuole, qualsiasi cosa sono dei cittadini, devono essere amministrati dai cittadini per i cittadini di Bolzano. Non devono diventare un interesse economico, industriale e sociale esclusivamente per alcune categorie politiche e di affari in città. Vorrei solamente ricordare
anche se, come dice giustamente Andrea, non è una cosa a volte molto simpatica, ma per dare anche un certo risalto a chi ha voluto mettere la faccia in questa battaglia e in questa, chiamiamola, riconquista della nostra città, presentare la lista di Casa Pound, che è formata, oggi avete visto sul giornale, all'età media più giovane di tutta la compagine di persone che hanno chiesto di entrare in consiglio comunale. Abbiamo un'età media di circa 34 anni, io poi sono il più vecchio, se non ci fossi io l'avremmo abbassato ancora. La lista è composta al capolista Puglisi Ghizzi Maurizio, seguito da Bonazza Andrea, Trigolo Sandro, Gasperi Mirko, Demetri Matteo, Cristofolini Licia, Brancaglion Davide, Ardolino Alice, Simoni Riccardo, Bodini Cristina, Federzoni Massimo, Cressotti Paolo e Greco Alessia. Scusate se ho letto prima il cognome del nome, che normalmente per educazione si fa il contrario, però tant'è. Nel salutarvi ancora vi presento il capolista della lista Benussi, che introdurrà il nostro candidato sindaco. Buonasera, salve a tutti. Io sono Angelo Di Marco, vi ringrazio tutti di essere qua presenti questa sera. Per noi è molto importante, noi siamo la lista Benussi, siamo qui riuniti perché il nostro Ivan ha deciso di tornare a candidarsi, non tanto per un suo interesse personale, ma perché si sentiva in obbligo nei confronti di tutti i cittadini che 10 anni fa gli hanno dato sostegno e lo avevano fatto vincere queste elezioni comunali. Poi purtroppo, per varie vicende che adesso non starò qui a spiegarvi perché lo spiegherà molto meglio il nostro candidato sindaco, quali sono state le motivazioni e qual è il motivo per cui non è riuscito a fare quello che aveva intenzione di fare, e che questa volta invece col vostro aiuto cercheremo di fare in pieno. Io adesso non mi dilungherò molto perché qui le presentazioni sono già state abbastanza lunghe, per cui andrò a presentare la nostra lista, una lista basata non tanto su una scelta politica, ma una scelta di persone, che non hanno, diciamo, messo la loro faccia per un ideale politico, ma hanno messo la loro faccia per cercare di risolvere i problemi che questa città ha. I problemi sono tanti, sono da risolvere non politicamente ma tecnicamente, e noi qui siamo qua per questo. Il nostro programma è l'emblema di questo, siamo molto contenti che sia stato letto e che sia stato capito, e speriamo che tutti riusciate a vedere che il nostro intento non è quello di promettere qualcosa, ma è quello di risolvere i problemi di questa città. Adesso andrò a elencarvi quelli che sono i componenti della lista Benussi che si sono messi in mostra per poter fare questa campagna, come ho detto, tecnica di risoluzione di problemi concreti e non di promesse e favole come si sentono continuamente in giro. Il primo di lista, Marcolini Andrea, che non è qui presente con noi, ma che si scusa per questo, per impegni di lavoro. Poi Luigi Schiatti, poi abbiamo la signora Donata Sorrentini, poi abbiamo De Romedis, poi abbiamo Luigi Tripoli, abbiamo, mi chiedo scusa, Flora Trentin, Daniele Guzzonato, Moreno De Romedis, Luigi Romani. E per ultimo, ma primo di importanza, volevo presentarsi in quello che è il nostro candidato sindaco, che è qui per rispondere a tutte quelle che sono le vostre domande e soprattutto per spiegarvi i veri motivi per cui lui è entrato qui in politica per diventare il sindaco di questa città. Per cui è con un grande onore che vi posso presentare il nostro candidato sindaco, Giovanni Ivan Benussi. Cittadine e cittadini, sono tornato.
sono tornato per voi, perché avevate il diritto di sapere perché hanno annullato il vostro voto, perché è una vergogna che in Alto Adige non valga la legge del ballottaggio, una legge creata apposta per dare la maggioranza a chi vince il secondo turno elettorale. Ma qui da noi non si può, perché? Perché Bolzano è una città a maggioranza italiana, e allora l'SVP, nel caso sfortunato in cui un candidato come il sottoscritto dovesse vincere senza il suo appoggio e quindi avere la facoltà di non ringraziare ogni volta che entra nella sala comunale, allora in quel momento è fatta una legge che nel ballottaggio non dà la maggioranza. Si ritorna alla maggioranza di prima e si deve aprire il mercato delle vacche, cioè andare dai partiti e chiedere che tipo di seggio vogliono per appoggiarti, quelli che hai sconfitto e quelli che dovrebbero esserti d'aiuto. Allora cosa succede? Allora succede che stranamente vince una persona mai iscritta ad un partito e quindi che non aveva bisogno di chiedere l'autorizzazione ai grandi capi romani, e comincia a trattare. E come tratta un italiano in Alto Adige che è stufo di essere un Walserfock? Scrive per prima cosa una lettera all'SVP e le dice: signori, avete capito che Benussi è forse diverso, forse perché ha una mentalità mitteleuropea e conosce la storia, e nei rapporti che abbiamo avuto prima delle elezioni avete capito che forse ragiona un po' meglio di quelli che sono lì perché non hanno un altro mestiere nella vita, ma uno che rinuncia alla propria qualifica professionale, rinuncia agli incarichi pubblici perché? Per mettersi a disposizione della sua città, perché la ama e non sopporta che gli italiani di Bolzano siano i cittadini di seconda categoria. E allora cosa scrissi all'SVP? Gli dissi: signori, avete la possibilità di chiudere un capitolo della storia di Bolzano e aprirne un altro, che sarebbe ora, tra virgolette. Dopodiché gli scrissi una lettera: signori, voi potete venire in maggioranza, cosa vi costa? Io ero ritornato al 44%, che nessuna coalizione di destra aveva mai riuscito ad avere a Bolzano. In più mi ero recuperato il 6% tra le persone che avevano qualcosa nel cervello, sia del centro-sinistra che dell'SVP, che mi diedero il voto al ballottaggio. E andai da loro e gli dissi: signori, voi potete entrare in maggioranza, in qualsiasi momento se non vi va bene uscite fuori. Ma i signori avevano paura, perché se fossero usciti fuori dopo che il loro elettorato aveva detto che Benussi era una persona onesta e che si preoccupava del bene della città e non di portare a casa i soldi a qualche partito, allora in quel momento mi dissero: ma non si può, perché sanno e abbiamo i rapporti con gli altri partiti da tutto questo tempo. Benissimo. Dopodiché intervenne il grande Kaiser Durnwalder, fa: farò una proposta a Benussi che non potrà rifiutare. Non sapeva che Benussi non era là per la poltrona, ma era per voi. E mi disse: lei potrebbe prendere solo quelli di Forza Italia, perché gli altri sono cattivi, sono troppo di destra. Visto che loro già si erano messi in dirdl per poter andare al governo. Benissimo. E allora cosa fate? Però naturalmente tutti noi. Ah, dico: bravo, complimenti, proprio una proposta a cui non potevo dire di no. Allora gli dissi: senta Durnwalder, Benussi è qui perché è stato eletto da questa gente, Benussi è qui perché ha avuto l'appoggio di questi partiti e Benussi non tradisce nessuno, specialmente gli elettori a cui devo l'onore di essere in questa posizione, non per merito mio ma per vostra scelta. Al che mi dissero: va bene, allora si può trattare, vediamo, forse si potrebbe far entrare la Margherita, visto che qualcuno della Margherita l'ha votato. Dico: va bene, visto che comunque avrei già un tedesco nella mia lista, ma
è giusto che l'SVP abbia il vice sindaco, diamo il vice sindaco all'SVP e diamogli un assessorato, perché questi qua vivono solo perché non hanno altra possibilità di lavoro facendo gli assessori. Benissimo, allora daremo un assessorato anche a quelli della Margherita, bene, tutti contenti. Dopodiché cosa succede? Arriviamo un mese, sicuro, adesso viene l'ok da Roma, perché qui in Alto Adige non ha bisogno di chiedere l'ok da nessuno. Naturalmente cosa succedeva? Se hanno capito a Roma, è finita, perché adesso il nostro patto di ferro che ci permette di avere un Bressa a Bolzano come onorevole, che non so quando abbia mai visto Bolzano, e Peterlini in scambio al Senato. E allora in quel momento là vende il niet, no, non sei possibile. E benissimo, allora non si fece la maggioranza e si ritornò tranquillamente. Io all'opposizione, capo dell'opposizione, feci un sedere così a tutti loro per fargli approvare finalmente un piano di sviluppo strategico che non avevano voluto approvare, perché c'erano sempre i problemi, ma potrebbe favorire qualcuno. Dopodiché cominciai a dire: sarebbe il caso di fare il piano regolatore, visto che è bloccato da anni. E ogni piano regolatore fatto a Bolzano non si è mai portato a compimento, e chissà perché, forse per questo che 25.000 bolzanini sono dovuti andare fuori dalla città e i tedeschi erano contenti perché così si riabbassava la proporzionale a loro favore. Però siccome Dio li castiga, col tempo gli italiani se ne sono andati, sono arrivati gli extracomunitari e quindi Dio li ha castigati due volte. E adesso si troveranno, dopo il 2016, in minoranza anche con gli extracomunitari, e hanno raggiunto il loro obiettivo. E allora cosa hanno fatto? Allora hanno cominciato tutte le preoccupazioni: ma come si potrà sviluppare Bolzano qua e là? Erano ancora i tempi delle vacche grasse, vi ricordate, quando non c'era la crisi, quando pensavano che si poteva comprare, creare posti, avere più posti in provincia di Bolzano che in quella di Milano, e quindi si poteva tenere questa gente lì con un pezzo di pane. Tanto questi qua, mi diceva una volta l'onorevole Brugger, quando li feci casa sua: io non capisco gli italiani, mi disse, chiediamo una cosa, non abbiamo neanche tempo di chiedere, ce ne offrono tre. Si vede che erano proprio consci della loro potenza e della loro caparbietà. Benissimo. E quindi cosa si fa? Il piano regolatore non si riesce a fare, assolutamente, perché preoccuparsi di dare sviluppo a una città, di dare lavoro delle imprese, ma no, ma perché? Già adesso abbiamo visto che forse sarà più difficile mettere tutte le imprese italiane fuori, far venire solo le tedesche, però perché una volta Bolzano era considerata la città a maggioranza italiana, allora dicevano: beh, in quel ghetto dove abbiamo messo l'inceneritore, dove abbiamo portato tutti gli extracomunitari, dove abbiamo tutte le piaghe sociali, possiamo dargli qualcosa. No, dobbiamo fare qualcosa, ma è difficile. Nel frattempo cosa succede? La provincia aveva deciso di comprare il lotto centrale in via Alto Adige. Vi ricordate quando sono state create le due torri? In mezzo, stranamente, se voi passate di fronte all'Hotel Alpi, vedrete che ci sono degli spuntoni che vengono su da terra, che si chiamano chiamate in senso tecnico, perché da lì sono i pilastri che servono per creare un palazzo. Cosa doveva venire lì? Lì doveva venire il palazzo dell'IPES, benissimo. Si dovevano prendere un sacco di soldi, i soldi vostri che loro avevano impegnato in cretinate varie, e che c'era un buco di bilancio forte, benissimo. Ma tanto, poi mamma provincia continua a dare. E cosa si fa? Si dovrebbe prendere questi milioni dalla provincia, però i nostri sono dei geni. E allora decisero: no, siamo noi gli imprenditori, non la provincia, perché fare il palazzo dell'IPES, che sarebbe comodo, finalmente tutto concentrato, quelli che vengono da tutta la provincia potrebbero scendere dal treno della stazione del Corriere e avere gli uffici a portata di mano. No, noi faremo l'affare, perché siamo degli immobiliaristi migliori. In 10 anni non l'hanno venduto e ogni anno viene messo a bilancio, e ogni anno questo è un valore ipotetico che viene continuamente messo per pagare i conti, e stranamente i controllori non lo notano. Poi finalmente c'era il progetto dell'areale, che povero Bassetti aveva cercato almeno di fare qualcosa, visto che glielo impedivano di fare qualsiasi piano di urbanistico.
E allora c'era sto progetto dell'Areale, però non andava bene, perché si voleva spostare la stazione e magari risolvere i problemi del traffico e magari dare delle case a altri italiani che, porca miseria, sarebbero venuti ancora qualcuno, nonostante tutte le opere che avevano fatto per impedire che arrivassero. Vabbè, allora sono fermi là, decidono, non decidono, dato momento la provincia, già arrabbiata perché non gli hanno venduto il terreno per fare il palazzo dell'Ipes, decide di intervenire. E quando interviene cosa dice? Adesso entro dentro io, creo un CDA, io vengo eletto nel CDA e grazie al cielo riesco a ottenere che sia l'unico CDA che non prende un centesimo, come Benussi, la lista Benussi è stata l'unica lista che non ha preso un centesimo dai soldi a disposizione per i gruppi parlamentari, tanto che i revisori dei conti si sono stupiti, è mai possibile che Benussi è l'unico che non piglia i soldi e gli altri invece li spendevano in provincia in vibratori, e qua, a Bolzano non si sa. Beh, così siamo arrivati che finalmente col grande Kaiser che imperava ha detto: adesso si fa un concorso internazionale, prendiamo i migliori architetti del mondo e facciamo finalmente andare avanti questa cosa. Benissimo. Cosa è successo? Abbiamo fatto un concorso che è costato a voi, perché prima bisognava preparare tutte le documentazioni, perché non valevano quelle che erano già state studiate, no, perché adesso c'era la provincia e si rifaceva tutto da capo. Naturalmente gli amici degli amici hanno avuto i contratti di appalto, hanno anche sbagliato, gli avevo detto: guardate che sbagliate a fare il contratto fatto in questo modo, perché troverete dei problemi a fare una gara d'appalto per le opere di geologia, perché così fatta non funziona. Ma no, mi disse, bene, non è possibile, questo va bene così, i nostri esperti l'hanno dimostrato. Cosa è successo? Hanno affidato la gara al vincitore, dopodiché hanno avuto ricorso e hanno speso solo 45.000 euro di avvocato per poter risolvere il problema. Ma tanto sono soldi vostri, cosa gliene frega loro? E siamo arrivati finalmente ad avere un progetto vincitore, e questo progetto non solo doveva dare la disposizione dell'area, specificare dove dovrebbe andare la stazione, come risolvere i problemi del traffico su gomma, su ferro, il pedonale, il ciclabile, benissimo, finalmente risolto il problema di questo centro storico. Voi sapete che a Bolzano si fanno prima le case e poi le strade, per il programma niente, e quindi si trova poi quelle strade che sono insufficienti per il carico antropico che devono sopportare, quindi il numero di persone che devono viaggiare o percorrerle, e quindi è tutto sballato in partenza, ma lasciamo perdere. Dopodiché cosa succede? Abbiamo finalmente questo progetto, hanno calcolato sia la parte urbanistica, sia la parte finanziaria, sia le componenti di attrezzature generali. Pensate che è partito? Finalmente si poteva, che era cominciata la crisi nel frattempo, dal 2000 scendevano i lavori, finalmente gli italiani e tutti i cittadini di Bolzano, cosa hanno detto? Italiani, tedeschi, ladini, finalmente c'è lavoro, ragazzi, e ce l'abbiamo fatta, finalmente parte qualcosa in questo comune. È partito? No! Eh no, perché sarebbe stato troppo bello. Al che sono stati tutti fermi, sempre il buco dei milioni per il via Alto Adige, progetti buttati via i soldi per l'Areale, e cosa si fa? Si aspetta. E sono passati 10 anni, non abbiamo un piano regolatore, ma abbiamo fatto un master plan. Ah, questa è la grande idea, perché il master plan è una cosetta che non ha nessun valore legale, nessun valore giuridico, e quindi cosa si può fare? Si stropiccia il vecchio piano regolatore, uno dei tanti mai portati a termine. E cosa si fa? Si prendono delle aree e stranamente gli amici degli amici sono gli unici che riescono a costruire. Dopodiché e si va avanti a spizzichi e bocconi. Un dato momento le cose esplodono, anche perché l'imprenditoria comincia a dire: ma signori miei, va bene 1600 imprese che falliscono, va bene che c'è la povertà, va bene che abbiamo sempre più carichi di persone che sono in bisogno di assistenza, però almeno qualcosa facciamo. E allora di cosa si ha bisogno? Si ha bisogno dell'imprenditore illuminato di turno, quello che porta i soldi e fa lavorare. E questo mi va anche bene, visto che tu, come
parte politica non sei in grado nemmeno di fare la programmazione, fidati di qualcun altro. Solo che c'è un piccolo problema, signori. Non è che io posso dire questa è la città, fa il cavolo che vuoi, perché io devo avere un'idea di come deve svilupparsi questa città. Devo capire che se ci abbiamo fatto un piano strategico con l'Università di Milano, di Bocconi, del Bocconi, forse qualcuno capiva più dei quattro politici che abbiamo noi, che non dico il loro grado culturale. Dopodiché cosa succede? Si rimane lì perché Dio ci ha salvato, è arrivato Benco e Podini e hanno deciso di fare quello che serviva a loro, giustamente. Tutti dicono che bello, finalmente si comincia a lavorare. Dobbiamo fare un ponte sull'Isarco. Strano che prima, quando servivano i ponti per le circolazioni, per portare il traffico non in città, tutto quello che veniva da Merano e portarlo su fuori, non si poteva fare. Poi di colpo, andando anche contro interessi privati, si stabilisce di fare un ponte. Benissimo. Poi non si sa bene il sistema, se è legale o non legale, come è stato concesso, non mi interessa, sarà la magistratura a deciderlo. Però rimane un fatto che se quel progetto, che potrebbe essere validissimo, fosse stato inserito in un piano regolatore, i cittadini che si sentivano lesi da quell'interesse o da quel passaggio o da quella destinazione d'uso avrebbero avuto il tempo legale per presentare i ricorsi, gli esperti provinciali avrebbero dato un giudizio, se la cosa era fattibile veniva fatta, se la cosa non era fattibile andava contro le leggi, non poteva essere fatta. Ma questo naturalmente non si volle fare, perché se no non si aveva la carta bianca per poter fare certi progetti. Dopodiché arriva anche Benco. E Benco cosa fa? Porta un bel piatto di soldi e finalmente risolvono il problema di Via Alto Adige, signori, perché c'è sempre quel buco in bilancio da 10 anni che non ce lo ricordiamo. E così, felici, svendono gli ultimi gioielli di famiglia, prima lasciano andare in degrado tutti i giardini della stazione, perché tanto abbiamo già organizzato il tutto, no? E forse nessuno ha pensato che fa un po' specie uno che comperi tutta la parte degli edifici, tutte le zone, prima ancora di sapere cosa può fare. Ma evidentemente ci sono degli imprenditori illuminati che vedono nel futuro. Io non sono in grado di farlo. Siamo contenti, tutti dicono contenti, che bello, finalmente ci sarà lavoro, perché sono 100 milioni. Allora io vi vorrei dire, vi ricordate quando vi raccontavano che con il tunnel del Brennero si avrebbe potuto avere finalmente lavoro per l'Alto Adige? Credete che ci sia un artigiano, dico sì uno, che stia lavorando a quei lavori? No, signori, perché gli appalti pubblici prevedono una specifica, e cioè che possano partecipare alla gara soltanto delle ditte che abbiano fatto dei lavori analoghi e ce le abbiano in curriculum. Allora automaticamente chi è andata? È andata la più grande impresa italiana, di cui non faccio nomi perché è indagata sul MOSE, e l'altra impresa grande austriaca, e questi sono i risultati. Adesso ancora stiamo illudendo questa povera gente che sta fallendo, che sta chiudendo, che non ha i soldi per arrivare a fine mese. Un cittadino di Bolzano su 3 non riesce ad arrivare a fine mese, ma i politici non gliene frega un cazzo, scusate l'espressione. Perché tanto loro la paga la prendono, e in un mese c'è un vicepresidente della provincia che guadagna quanto quattro pensionati in tutto l'anno, al mese. E quindi questa è la situazione. Allora in questa situazione cosa volete? Che Benussi se ne stia ancora a casa? Che stia tranquillo a dire va tutto bene, avete fatto bene? 10 anni che sto supplicando quelli del centrodestra di non sputare su 60 anni di storia in Alto Adige. Perché signori, ricordiamocelo che c'è stato un partito che era fuori dall'arco costituzionale, che era il Movimento Sociale Italiano, che è diventato il primo partito di Bolzano soltanto perché si è preoccupato di voi, non dei propri voti.
Questa è la realtà, questa è la realtà di questi politici. Gli ho detto smettetela di fare la guerra per vedere chi è il più bravo, chi comanderà questo esercito che non sa più contro chi combattere. Una volta c'era un problema ben distinto da fare, di dare dignità e pari diritti ai cittadini di madrelingua italiana in questa terra, e invece no. Si è venduto tutto perché bisognava decidere chi poteva andare a Roma a fare l'onorevole. E quando per esaurimento due dei tre contendenti se ne sono andati via, è rimasto l'unico, quello che è finalmente riuscito ad arrivare là e mettere insieme i cocci di quello che era la forza più potente dell'Alto Adige e trasformarlo in un unico seggio alla provincia. Benissimo, e cosa fa questo signore? Quando si preoccupa ancora dei voi, di quel lavoro che è stato fatto per 60 anni? No. L'unica cosa che lo preoccupa è che Renzi, che ha fatto una nuova legge elettorale, forse non gli permetterà di diventare onorevole, non del fatto che voi per 4 anni non potete votare. Che si vergognino tutti! E allora, io ci sono, io rimango, non importa come vadano queste elezioni, ma da oggi vi giuro che combatterò per voi finché avrò vita nel me. E oggi voglio ringraziare ufficialmente questi ragazzi che tutti sputtanano perché non credono più in niente, mentre loro ancora si sacrificano per l'Italia. Chiedo adesso a Simone Di Stefano di venire su a rappresentare questi giovani e ringraziarli ancora di cuore per tutto quello che hanno fatto, per la fatica che hanno fatto di giorno, di notte. E vi ricorderò sempre, grazie. Beh, io vi ringrazio e vi dico anche che sono emozionato, perché comunque più sono lontano da casa, più sono lontano da Roma e più sono vicino ai confini di questa nostra grande nazione, più mi sento orgoglioso di appartenere a questo popolo e di appartenere all'Italia. E quando vengo qui e vedo l'amore e il sacrificio che ci stanno mettendo, e anche la rabbia che ci stanno mettendo i ragazzi, che ci sta mettendo il candidato sindaco, per riuscire a entrare nei cuori, nella mente di tutti i cittadini di questa bellissima Bolzano, per poter cambiare, io vedo una speranza, perché vedo veramente qualcosa di grande, una forza che ci unisce. C'è qualcosa da dire a... sicuramente ai nostri ospiti che si trovano qui, che sono i tedeschi che vivono nel nostro territorio. Vi è stata concessa tutta l'autonomia del mondo, vi è stato concesso tutto, e nonostante vi sia stato concesso tutto questo, voi avete dato il pessimo esempio, avete fatto peggio delle peggiori amministrazioni commissariate del profondo sud dell'Italia, clientele, mafie, piccole camorre, avete distrutto un patrimonio. Qui ci doveva essere una convivenza, in questa città c'è una maggioranza italiana che andava rispettata, e invece tutto è stato fatto e tutto è stato costruito nel solo unico interesse di allontanare i cittadini italiani, di conquistare questo territorio. Beh, allora sarà bene informare i nostri amici che comunque sia ai confini di questa nazione, che sono stati scritti col sangue degli eroi che sono venuti a morire per disegnarli, non si riscrivono, non si conquista il territorio. Noi siamo qui, non ce ne andremo. Dobbiamo trovare la forza di convivere in questa città
la forza di rispettare quella che è la maggioranza di questa città, ovvero il nostro popolo, il nostro grande popolo, perché è questo che noi abbiamo dimenticato di essere. Noi siamo un grande popolo, il popolo italiano, noi siamo una grande nazione, siamo l'Italia, nonostante i nostri governanti. Nonostante quei traditori, lasciatemi passare il termine, che siedono in Parlamento ma che siedono anche all'interno dei palazzi dell'Unione Europea, che hanno svenduto pezzo dopo pezzo quella che era una grande potenza industriale del mondo, hanno svenduto pezzo dopo pezzo tutto ciò che i nostri nonni, i nostri padri avevano costruito con fatica in tutti questi anni, noi lo stiamo perdendo un pezzo alla volta, perché al governo abbiamo un curatore fallimentare che si chiama Matteo Renzi, che sta svendendo ogni piccola cosa che noi abbiamo nel silenzio, distraendoci con le sue beghe, con le sue stupidaggini, con le sue piccole riforme, con le sue leggi. Lui piano piano, pezzo dopo pezzo, vende la nostra nazione, vende il frutto del nostro lavoro. E a chi lo vende il frutto del nostro lavoro? Agli stranieri, a chi vuole vedere questa nazione ridotta ad una nazione che vive di turismo e di agricoltura e pastorizia. Questo vorrebbero dell'Italia. Vorrebbero ridurci ad essere una nazione quasi da terzo mondo. Ma com'è possibile vedere un Presidente del Consiglio che vende l'azienda di Stato, che è Terna, che è Snam? Terna fa i cavi elettrici che accendono questo lampione, sono di proprietà dello Stato, sono qui sottoterra, e il Presidente del Consiglio ne ha venduto il 35% allo Stato cinese, ovvero a quella dittatura comunista che dall'altra parte del mondo ogni anno mette in fila migliaia di persone, le fucila, mette la gente nei campi di lavoro, dove non c'è la cosiddetta democrazia, dove c'è un partito unico. Ecco, noi abbiamo messo le mani dello Stato cinese sull'interruttore della nostra corrente, sull'interruttore del gas. Noi abbiamo venduto un marchio storico recentemente come la Pirelli ad un'altra famosa azienda cinese, che non è un'azienda di un privato cittadino cinese onesto lavoratore, è il colosso chimico di proprietà dello Stato cinese. Altra cosa pericolosissima, noi abbiamo svenduto il nostro comparto siderurgico, le nostre acciaierie, le acciaierie di Piombino le abbiamo vendute agli algerini, le acciaierie di Terni le hanno in mano i tedeschi e le stanno facendo fallire, le acciaierie di Taranto, il signor Prodi, quell'omone buono che ride sempre, le ha vendute prima ai suoi amici Riva, che le hanno trasformate in un tumorificio a cielo aperto, che ha ammazzato la città di Taranto. Poi le hanno fatto fallire e adesso sono in programma di venderle agli indiani. Quelli che prendono i due marocchi giornieri da 3 anni. Esatto, sicuramente. Vergogna. E allora io mi chiedo, una nazione che non produce acciaio, che destino ha? Una nazione che è comunque industriale anche, che non produce acciaio, la sua ricchezza per comprare l'acciaio, che è il sangue per produrre, è il sangue del nostro lavoro. Dove li andrà a spendere questi soldi? All'estero. Noi continuiamo a tirare fuori ricchezza nostra, ricchezza nazionale, per gettarla all'estero, in aziende estere. Noi abbiamo privatizzato, sempre grazie ai governi centro-sinistra, l'azienda che ha prodotto il treno, che l'ha costruito, il treno con cui sono venuto qui, che è l'ETR 500, che è una delle eccellenze italiane. E adesso ha costruito un nuovo grande treno, che è l'ETR 1000, invidiato tutto il mondo. Noi l'abbiamo privatizzata per venderla ai giapponesi, e adesso lo Stato, quando dovrà mettere i treni sulle ferrovie, quei soldi che sono i nostri, che è la ricchezza del nostro popolo, dove andranno? A Tokyo. Non dai giapponesi, perché i giapponesi la smantelleranno, l'Ansaldo Breda, che è l'azienda che ha fatto l'ETR, ma noi i treni li compreremo dai tedeschi della Siemens, dai francesi della Alstom, dai canadesi della Bombardier, tutti i soldi nostri che usciranno fuori dalle nostre tasche per andare all'estero. Ed è così che una nazione si impoverisce e muore, è così che non si esce dalla crisi economica. Noi ci facciamo stampare, spesso mi viene detto, ma Casa Pound è un problema per la libertà, Casa Pound è un problema per la democrazia. Ma quale libertà? Che libertà abbiamo noi se i soldi che abbiamo in tasca ce li stampa una banca privata straniera che si trova in un'altra nazione su cui noi non abbiamo assolutamente nessun controllo? Dov'è questa libertà? Non possiamo più decidere nulla della nostra economia, siamo in balia dei desiderata e della volontà di nazioni straniere che vogliono smantellare l'Italia, vogliono ridurci ad una nazione appunto che vive di turismo, dove lor signori
i tedeschi fanno l'acciaio, fanno i treni, fanno la grande industria, i francesi fanno il lusso, fanno l'agroalimentare. E poi, secondo noi, i loro piani dovrebbero venire qui in vacanza, dove trovano i signori italiani, Baffineri e Mandolino, che gli suonano la serenata e gli portano l'aranciata. Questo è il progetto malsano, insito in un'Unione Europea, che è una creazione fatta apposta per distruggere le nazioni del sud dell'Europa, come l'Italia e come la Grecia. Questa è la realtà dei fatti. Ma guardate, questa Unione Europea ha delle regole che valgono soltanto per noi. Delle regole che valgono soltanto per noi. Noi abbiamo fatto venire qui i francesi a comprare tutte le nostre aziende del comparto del lusso, l'agroalimentare, hanno fatto le scalate peggiori, hanno comprato tutto quello che c'era da comprare. E poi scopri che se tu, azienda italiana, vuoi andare a comprare in Francia un'azienda, loro hanno messo il veto su 14 settori che ritengono strategici e tu non puoi comprare niente da loro. Noi possiamo solo farci conquistare. Tu scopri che noi italiani dobbiamo far fallire le aziende, perché non possiamo fare un aiuto economico di Stato per salvare magari quella che era una volta l'Italia o altre aziende, perché se no l'Europa ci fa la procedura di infrazione. E poi vieni a scoprire che lo Stato francese tira fuori soldi pubblici, capitale pubblico, per salvare la Renault, per salvare la Peugeot, per mantenere i posti di lavoro e le fabbriche in Francia. Allora ci sono delle regole che valgono solo per noi, perché siamo degli idoti, idioti, baffineri, suonatori di mandolino. Questa è l'Europa che ci sta uccidendo. I nostri imprenditori sono soffocati da un sistema bancario folle che non concede più prestiti a nessuno, che sta strozzando l'economia. Vai in banca, ti guardano e ridono, ti presenti con i migliori progetti, chiedi i soldi per mandare avanti la tua azienda e ti prendono a pesci in faccia. Ti guardano come se fossi un pezzente. E poi scopri che in Germania tutta la piccola e media impresa è finanziata con le banche di proprietà dello Stato. I tedeschi, ogni regione tedesca ha una banca pubblica che con i soldi dello Stato finanzia la piccola e media impresa. E se noi pensiamo di farlo qui, l'Unione Europea ci fa la procedura di infrazione. Ma questa è concorrenza sleale. Questi ci stanno ammazzando. E lo stanno facendo con il nostro consenso, lo stanno facendo con il consenso di quei buffoni che stanno seduti a Bruxelles a rappresentare l'Italia. Ma sapete chi ci abbiamo mandato noi in Europa a rappresentare i nostri interessi? Iva Zanicchi ci sta, con la ruota della fortuna. Gira la ruota, ok, il prezzo è giusto e mi vendo le quote latte, mi vendo le quote di produzione. Allora questa è la realtà dei fatti, che questa nazione sta morendo. E quando la nazione muore, quando ci si trova nel momento di più grande difficoltà, però c'è la speranza, perché questo è un popolo che sempre di fronte alla difficoltà si è ritrovato, si è unito, ha alzato la testa, ha individuato il nemico e ha combattuto insieme. Questa è la realtà dei fatti, c'è una nuova speranza oggi in Italia. E questa nuova speranza passa anche attraverso i nostri movimenti, passa attraverso il nostro impegno, passa attraverso la nostra militanza. Ma sempre più italiani si stanno accorgendo di quello che sta succedendo, sempre di più. Per cui noi non dobbiamo demordere, dobbiamo stare sui territori, dobbiamo crederci, non dobbiamo partire con l'idea che siamo un popolo sconfitto, non dobbiamo partire con l'idea che dobbiamo abbassare gli occhi di fronte a nessuno degli altri popoli del mondo, perché il ruolo dell'Italia, quello che le merita e che spetta, è un ruolo principale all'interno del consesso delle nazioni del mondo, nonostante quello che cercano di fare i nostri nemici. Per questo ci dobbiamo riconoscere come popolo, dobbiamo vedere i nostri fratelli, dobbiamo vedere chi sono, dobbiamo sentire fortemente, come sento io adesso che sono lontano da casa ma che sono vicino al confine, bruciare dentro il nostro cuore il tricolore, che è questa bandiera che ci unisce, una bandiera che è macchiata dal sangue degli eroi che sono partiti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, da Roma e da tutta Italia per venire qui a morire, a scriverli questi confini. E questi confini non si cancellano. I confini scritti col sangue degli eroi non si cancellano con la saliva dei politici, non si cancellano per interessi personali, per i piccoli affari, le piccole conventicole. Per questo io dico che qui i componenti e gli amici di madrelingua tedesca che hanno gestito fin qui si sono comportati malissimo, perché hanno avuto, ripeto, tutto e l'hanno bruciato, hanno dimostrato di essere peggiori, non ci hanno dato nessun esempio. Ci hanno dato solo esempi pessimi e sbagliati. E allora è il momento di riconoscersi, ripeto, come popolo,
e di dare il massimo per riprenderci in mano il nostro destino. E questo destino noi ce lo riprendiamo in mano soltanto se ci impegniamo di persona. Dobbiamo alzarci dal divano, dobbiamo alzare la testa dai social network, dobbiamo andare a parlare con nostro fratello, con nostro amico, con nostro cognato, con le persone che conosciamo, con gli amici con cui siamo cresciuti insieme a scuola, e dirgli che si devono mettere in gioco, che il cambiamento passa da noi, che il destino è nelle nostre mani, non nelle mani di qualcun altro. E allora vi dico che se noi faremo questo, se noi saremo in grado di riconoscerci, di ritrovarci come popolo, di sentirci di nuovo fratelli, anche al di là delle appartenenze e delle visioni politiche, destra, sinistra, dobbiamo sentirci prima di tutti italiani, orgogliosi di essere italiani, fieri di essere italiani, orgogliosi di appartenere a un popolo che ha scritto la storia del mondo, che ha insegnato la civiltà al resto del mondo. Questo vuol dire essere italiani, vuol dire avere coraggio. Quello che abbiamo perso, che ci manca, il coraggio che perdiamo quando andiamo a votare i moderati, quando cerchiamo di fare i carrozzoni, i minestroni, dove dentro ci devono stare tutti solo perché dobbiamo vincere, dobbiamo intercettare il voto dei moderati, no, Casa Pound non ce la voglio, l'MSI era fuori legge, dobbiamo sempre andare a cercare, i moderati sono, scusate se ve lo dico, i ladri della politica, guardate Lupi, guardate Alfano, sono quelli i moderati, la gente che si vende per un orologio. La stessa gente che gestisce i centri d'accoglienza, la stessa gente che fa morire, loro sì fanno morire gli immigrati che affondano coi barconi, perché da qua li chiamano, gli dicono venite qui, qui c'è il paese di Bengodi, venite da noi, c'è lavoro per tutti, e li chiamano come le sirene di Ulisse e li mettono su quelle navi e li fanno morire, perché loro li vogliono qui nei loro centri d'accoglienza. Perché sui 35 euro al giorno che noi tiriamo fuori per pagare gli immigrati, ognuno che sta qui si prende 35 euro al giorno, su quei 35 euro al giorno loro danno 2,50 euro all'immigrato e il resto se lo mettono in tasca. Ecco perché fanno morire la gente, i razzisti, ecco chi sono i razzisti, sono queste persone qui, altro che qua i ragazzi, i migranti, i miei fratelli di Casa Pound, i razzisti. Sono spregevoli, sono ignobili. E guardate a che cosa riducono le nostre città. Mi hanno detto che mezz'ora fa c'è stata una rissa con accoltellati qui fuori il centro d'accoglienza. Mi hanno detto che oggi in stazione una di queste risorse che siamo andati a prendere in mezzo al mare ha compiuto atti che non nomino qui perché ci sono dei bambini. Questo stanno facendo, ci stanno distruggendo. E qui in particolare pensano che si possa sostituire gli italiani cacciandoli con i piccoli mezzucci, con le leggi sulle case, leviamo gli italiani e facciamo morire gli immigrati, perché gli italiani ci danno fastidio, invece sugli immigrati ci mangiamo 35 euro al giorno a testa. Ma allora io mi dico, se non ci sono i soldi per mettere la benzina nelle volanti, per controllare il territorio, non ci sono i soldi per fare nessun tipo di politica sociale, non ci sono soldi per fare nulla, dobbiamo portare, io personalmente ho due bambine e porto la carta igienica a scuola perché lo Stato non ha i soldi per pagare la carta igienica alle mie figlie, da dove escono questi 35 ore al giorno per ogni immigrato che andiamo a pescare in mezzo al mare? Ci dicono sono fondi europei, e beh chi ce li mette quei soldi dentro la cassa dell'Europa per spenderli in queste idiozie, ce li mettiamo noi, sono soldi nostri, nostri, la nostra ricchezza, che noi giochiamo sempre per aiutare gli altri. E allora di fronte a tutto questo, di fronte alla deriva che sta prendendo la nazione, di fronte alla deriva che prende l'economia del mondo, noi ripeto, dobbiamo ritrovarci, dobbiamo chiuderci in una squadra compatta, sentirci forti, fieri, fratelli, metterci la rabbia che ci ha messo fin qui tutto il movimento, tutti i militanti, tutti i candidati. E la grande rabbia che ha espresso oggi il candidato sindaco, che esprime con questa rabbia il vero amore che io non ho sentito da nessun altro dei candidati per questa città e per il suo popolo. E allora se ci crediamo, se noi lo sentiamo dentro il nostro cuore, questo amore per la nostra patria, per la nostra nazione, per il nostro territorio, per i nostri fratelli e amici, se noi lo mettiamo veramente in gioco e ci convinciamo che passa da noi il nostro destino, è nelle nostre mani, non nelle mani degli altri. Il destino di questa nazione è nel suo popolo, non è nelle mani della finanza, non è nelle mani delle banche. Se noi ci crediamo, convinceremo sempre più persone e io vi garantisco che da qui a breve termine, non parlo di decenni, parlo di pochi anni, noi ci riprenderemo in mano la nostra nazione, ci prenderemo in mano il nostro destino, il futuro dei nostri figli e arriveremo alla vittoria. Grazie mille.
permettetemi di dare un ultimo saluto e un ringraziamento alle forze dell'ordine, perché sono quelle trattate peggio da questo Stato. Li mandano in prima linea e non li tutelano. Grazie ragazzi! Grazie Ivan, grande. Un buon voto a tutti e ricordatevi l'Italia. Grazie.